Vorrei tornare di nuovo sul tema più critico di cui ho sentito parlare molto durante questi mesi, che è quello del vaccino per il Covid. I nostri amici cinesi hanno già pubblicato più di un articolo scientifico nel quale si dice che ci sono oltre 30 ceppi diversi di coronavirus. Io non sono un Novax. Chi vuole può venire a controllare la mia cicatrice della vaccinazione antivaiolosa. Ricordo benissimo i miei amici di pochi mesi più grandi di me che hanno fatto la poliomielite. E grazie a Dio io sono stato vaccinato contro il virus della polio. Ma il virus della polio aveva solo due ceppi che non sono mai cambiati. In questi giorni è stato pubblicato un articolo molto importante riguardo a un argomento di cui io vi avevo parlato molto nei mesi addietro, che era quello della immunizzazione attraverso la produzione di proteine antivirali. Lo studio di cui vi sto parlando fa vedere infatti che in un gruppo abbastanza significativo di pazienti asiatici, quelli che avevano la vitamina D a 30 nanogrammi millilitro hanno praticamente fatto forme di Covid-19 quasi totalmente asintomatiche. Solo il 4% ha avuto una forma di Covid-19 importante. Il target cui posizionare il nostro livello di vitamina D deve essere superiore ai 40. I 30 nanogrammi millilitro possono andare bene per la salute dell'osso, ma noi abbiamo bisogno di produrre in grandi quantità proteine antivirali che si chiamano catelicidine, beta defensine e interferon gamma, che sono efficaci contro qualsiasi virus, non solo contro il Covid-19. Se noi abbiamo la vitamina D superiore a 40 nanogrammi, tappezzano il nostro alveo respiratorio e impediscono che il virus penetri nelle cellule e inizi a moltiplicarsi.